Buongiorno, come vedete siamo in condizioni molto difficili, però diamo il benvenuto a tutti a questa conversazione fra me e Edoardo, tra l'altro in un posto bellissimo, come vedete, perché siamo al Museo di Leonardo III a Milano, nella galleria, e dedichiamo questo piccolo incontro, conversazione a Leonardo e la musica. Brevemente voglio presentare il dottor Lisa Massimiliano, che è il nostro ospite di oggi nel museo, quindi veramente ci dà i saluti a tutti i partecipanti. Buongiorno a tutti, attendevo che Plinio rimettesse la mascherina. E, come diceva Plinio, siamo al Mondo di Leonardo in Piazza della Scala a Milano, quello che è diventata, era una mostra che doveva durare pochi mesi, ormai siamo diventati una permanente, sono 7 anni che siamo in questo spazio. Questo incontro è molto importante perché avrete l'opportunità ovviamente di sentire le parole del professor Plinio Innocenzi, ma soprattutto di Edoardo Zanon, che avendo ricostruito una quantità di macchine di Leonardo inedite, assolutamente unica al mondo, io lo considero, ma può essere davvero considerato, il più grande esperto al mondo di strumenti musicali di Leonardo da Vinci, oltre che anche di altre macchine, ma qui oggi siamo per gli strumenti musicali. Con questo incontro vogliamo inaugurare una serie di appuntamenti, spero qui dal nostro museo che faremo con cadenza probabilmente mensile. Speriamo di avere ancora anche Plinio nostro ospite, ma vi lascio alle parole di Edoardo Zanon. Parti tu o No, parte parte Plinio, Plinio? parto io, Ok, vi lascio parto le io. parole di ancora del professor Innocenzi, che vi introdurrà questo tema magari meno noto, ma assolutamente affascinante, che riguarda Leonardo da Vinci. Grazie. Grazie, grazie Massimiliano. Allora, poi quando ci sarà l'inquadratura potete vedere proprio alle nostre spalle molti degli strumenti ricostruiti proprio da Edoa, eccolo. Lo potete vedere adesso, proprio alle nostre spalle, vedete, questa è la sala dedicata agli strumenti di Leonardo e qui ci sono gli strumenti ricostruiti da Edoardo, da Massimiliano, qui al Museo di Leonardo III e sono tutti, devo dire, strumenti funzionanti. Questi sono lo sforzo stato fatto e che in qualche modo, ma poi ne discuteremo, sono tutti strumenti in grado di suonare. Dicevo, il tema di Leonardo e la musica è un tema un po' poco conosciuto rispetto diciamo, all'interesse generale su Leonardo. Di solito si parla di Leonardo ingegnere, ovviamente tralasciamo la fama di Leonardo artista, ma quando si parla di Leonardo e la musica sembra un po' strano come tema. Dice, ma come Leonardo era un musicista? Era assolutamente sì, Leonardo era un musicista molto famoso all'epoca. Di questo ne abbiamo certezza perché c'è la testimonianza del Verrocchio, ma non solo del Verrocchio, che dice che Leonardo era un grande intrattenitore. Sapete che Leonardo era un grande organizzatore di feste teatrali, quindi Leonardo era grande musicista, suonava la lira, che non è la lira che immaginiamo, ma è la lira da braccio, adesso ve ne parlerà più in dettaglio Edoardo, e ci sono testimonianze di questa sua grande capacità di suonare la lira, che era uno strumento di accompagnamento sostanzialmente, e si improvvisava, si facevano degli accordi usando la lira da braccio e proprio sopra si improvvisava sui temi diversi. Quindi Leonardo era bravissimo come improvvisatore. Per questo non c'è niente di scritto, non rimangono testi musicali di Leonardo, ma ci sono varie testimonianze della sua capacità di improvvisare. Ce n'è una in particolare, testimonianza quella del Vasari, ma non ci sono altri riferimenti che confermino questa sua bravura e questa sua è un evento in cui si riferiva che era quello di Leonardo che va a Milano e porta una lira particolare che era un teschio di cavallo d'argento come dono al duca di Milano, Ludovico il Moro, quale rimase molto impressionato. Adesso però passo la parola a Edoardo perché la questione di questo famoso dragolira poi è fonte di grande speculazione, no, Edoardo? Esatto, buongiorno a tutti, buonasera, anzi benvenuti. Il grande equivoco della figura di Leonardo musicista parte proprio, secondo me, dalla testimonianza di Vasari, che
che ha un peccato, secondo me, originale nella sua dichiarazione. Proviamo a leggerla, le Vasari nelle vite, raccontando di Leonardo, e lo racconta, scrive: Leonardo portò questo strumento che aveva costruito di sua mano, fabbricato d'argento, con una forma di teschio di cavallo. E la cosa importante è quello che Vasari scrive a proposito delle prestazioni di questo strumento. Dice che Leonardo aveva colpito il Duca di Milano, il primo, e tutte le persone presenti a corte, e che questo suo strumento era di gran voce, dove superò tutti i musici che erano concorsi a suonare in quell'occasione. Quindi non solo Vasari elogiava le doti di costruttore progettista di Leonardo, ma anche le doti di questo particolare strumento. E qui ci troviamo di fronte a una domanda che premette tutta la figura di Leonardo, del rapporto di Leonardo con la musica, ovvero cos'era realmente questo strumento, in cosa consisteva. Allora, se andiamo a vedere, noi siamo sempre legati a un aspetto nel lavoro che facciamo in questo museo, che è quello di confrontarci con i veri disegni, le vere parole di Leonardo e non con le parole, diciamo, dei cronisti, come lo siamo in maniera non molto differente noi anche oggi. E allora a me fa sempre molto, molto effetto incrociare le vite dei personaggi, cioè di Leonardo in questo caso e della persona che ci racconta di Leonardo. E se guardiamo le date, scopriamo, lo vedete in queste immagini che vi stiamo inviando, scopriamo che l'intersezione tra le due vite è molto breve, ovvero quando Leonardo morì nel 19, l'anno scorso è stato il 500° anniversario della morte di Leonardo, Vasari era un ragazzino di 8 anni. Quindi è evidente, secondo me, lo faccio anche con una leggera provocazione, che le cronache di Vasari siano un passaparola un po' ingigantito e un po' enfatizzato da questa voglia di raccontare un personaggio incredibile come Leonardo. Infatti, Edoardo, ci sono altre testimonianze che sono più recenti rispetto a quella del Vasari, in cui non si parla di questo strumento. Si dice semplicemente che Leonardo era un bravissimo musicista. Ci tengo a dire una cosa però che è molto importante. Dice: ma come mai Leonardo suonava, dov'è che aveva imparato? Perché noi sappiamo che il suo maestro, cioè Andrea del Verrocchio, era anche lui un bravissimo musicista. Di questo abbiamo anche lì diverse testimonianze, tra cui quella del Vasari, no? Che ha scritto le vite degli artisti del Rinascimento. E quindi anche Vasari era un famoso musico molto bravo. E questo è molto bello immaginare cosa succedeva nella bottega. La bottega rinascimentale era un posto straordinario, dove si facevano tante cose e dove si viveva e ci si divertiva. E quindi suonare la musica era un po' quello che facevano tutti. Quindi dal maestro agli allievi, intrattenersi e suonare la musica era un'attività, diciamo, quotidiana. E Leonardo aveva imparato esattamente, molto probabilmente, proprio dal suo maestro nella bottega del Vasari, dove si intratteneva suonando con i suoi amici. Sì, è esattamente come stai raccontando. L'equivoco che io continuo a sostenere è che esisteva nelle botteghe che racconti anche nei tuoi libri, è proprio quello di un impegno che occupava molte sfere del sapere e delle arti. Si passava dalla pittura alla scultura, alla musica, alla scenografia teatrale. È una cosa che spesso le persone non considerano, ma proprio musica e teatro nella vita di corte del 1400 e del 1500 erano due attività di massima importanza. L'intrattenimento era fonte per Leonardo e altri ingegneri come lui semplicemente di commesse e di possibilità di esercitare bene il loro lavoro. L'equivoco proprio della lira di cui stiamo parlando, che vediamo... Infatti ti faccio una domanda, Edoardo, ma secondo te queste immagini qui che mostrano strumenti musicali un po' strani sono di Leonardo? Questi disegni appartengono a un codice catalogato di Leonardo, il codice Ashburnham, però il tratto, diciamo, il tratto e la maniera di disegnare che vediamo in questi disegni non è proprio comune a Leonardo, cioè per un esperto potrebbe esserci qualche dubbio, insomma, sull'autenticità di questi disegni siano davvero fatti per mano di Leonardo, ma al di là di questo, che è una discussione non dell'argomento di oggi, in questo disegno è importante vedere cosa vediamo, ammesso che siano di Leonardo. Sono nella parte sinistra delle armi, molto,
folcloristiche, direi, dei piccoli flauti nella parte più alta, e nella pagina di destra delle raganelle, cioè degli strumenti che producevano più rumore che musica, e in basso a destra l'oggetto incriminato di cui stiamo parlando, questa dragolira che il Vasari racconta appunto nell'incontro di Leonardo con Ludovico il Moro. Cos'erano tutti questi, cosa accomuna tutti questi oggetti? Accomuna il fatto che sono degli oggetti teatrali, non sono dei veri e propri strumenti musicali, anzi se vediamo, se corriamo in avanti, vediamo che molte ricostruzioni sono state fatte di questa famosissima e celebre lira, però sono tutte ricostruzioni che si basano su una testimonianza scritta e non veramente documentale, e che secondo me hanno un, ad esempio questa è una bellissima, un bellissimo disegno di Leonardo con un cavaliere con quello che potrebbe sembrare uno strumento musicale, ma se lo guardiamo nell'ottica dello spettacolo e del teatro è evidente, sarei d'accordo con me, credo, sì, nel dire che è un oggetto scenico. Così era la dragolira. Dovremmo riuscire a mettere in discussione per un momento parte della testimonianza del Vasari e chiederci se davvero questo strumento costruito con un teschio di cavallo, quindi alla maniera primitiva di costruire gli strumenti, con delle prestazioni probabilmente in discussione nel 1500, dove sappiamo benissimo che c'erano strumenti dalle prestazioni incredibili, era davvero l'oggetto scritto dal Vasari. Ecco, infatti la cosa, adesso vedremo più in dettaglio, è che Leonardo ha un approccio al mondo musicale molto particolare. Cioè lui ha un approccio da ingegnere, quindi lui disegna e progetta macchine musicali. Per esplorare, cioè lui trasferisce la sua conoscenza meccanica, che era incredibile, lui le macchine le riesce a sezionare, a analizzare come se fossero una parte del corpo umano, no? Cioè il famoso concetto di anatomia delle macchine di Leonardo da Vinci, e lui porta la sua conoscenza meccanica nel cercare di costruire nuove, io le chiamo macchine musicali, ma Edoardo vi dirà molto più in dettaglio. E no, poi, ma il termine macchina musicale è proprio il termine corretto, perché... il termine macchina musicale è proprio quello che si addice a Leonardo, che restituisce la verità di Leonardo, il rapporto di Leonardo con la musica. Quello che progetta Leonardo, lo vedremo, ne passeremo in rassegna molte, sono macchine musicali più che strumenti musicali, ma proprio per quello di cui parlavamo prima, che per diventare nel 1500 uno strumento musicale si doveva progettare, costruire una macchina perfetta, che i disegni di Leonardo ci raccontano non era nelle corde di Leonardo per quel momento, avrebbe richiesto molto più sviluppo. Ecco, infatti, oltre diciamo a costruire macchine musicali, lui esplora anche l'origine del suono. Ecco, qui hai fatto vedere un'immagine che era proprio, se torno indietro, quella della lira da braccio. Eccola, questo è lo strumento di Leonardo. Come potete vedere, questo è esattamente lo strumento di Leonardo. Come vedete, non c'è il nella parte terminale non c'è è piatto, mentre come vedete sulla sinistra si possono vedere due corde distaccate, quelle sono le corde di bordone. Sì, esatto, quelle sono i bordoni che servivano, erano delle due corde con un'intonazione molto più bassa, molto più grave delle altre, e presenti erano corde libere, quindi che non venivano diteggiate con la mano sinistra in questo caso, e che producevano un suono di sottofondo molto grave, quindi arricchiva La prestazione dello strumento. Però esattamente quello che stai dicendo tu, noi dobbiamo pensare che la lira del Vasari, a me piace chiamarla più la lira del Vasari che non la lira di Leonardo, doveva confrontarsi con questo tipo di strumenti estremamente sofisticati, costruiti con una perizia rinascimentale, quindi altissima, e questo era il concorrente della lira di Leonardo. Sì. E questo è proprio lo strumento con cui Leonardo suonava, intratteneva la corte rinascimentale di Ludovico il Moro e improvvisando a braccio sopra questi strumenti. Non dobbiamo dimenticarci che il panorama degli strumenti musicali al tempo di Leonardo era estremamente vario, esistevano liuti, strumenti a tastiera, erano strumenti altamente prestazionali, quindi la domanda che io mi sono sempre fatto, noi in questo museo ci siamo sempre fatti, era questa dragolira di Leonardo, come avrebbe davvero suonato? Avrebbe davvero fatto concorrenza e sconfitto, stupito tutti per la sua gran voce, le sue prestazioni? Forse no, e forse è una narrazione. Il problema di fondo, Plinio, è che questa testimonianza, questa narrazione della dragolira, in realtà anche in tempi moderni, ha nascosto, ha reso meno visibile tutto quello che di reale c'è tra Leonardo e la musica, quindi decine e decine di strumenti musicali
con degli aspetti innovativi incredibili per il Cinquecento, che però sono sembrati al grande pubblico e alle istituzioni meno importanti della testimonianza del Vasari. Ecco, lì infatti ci sono molti strumenti musicali, cioè bisogna immaginare, no, Edoardo, che già nel 1500 il livello di sofisticazione raggiunto proprio nella produzione di strumenti musicali era molto elevato, c'erano strumenti molto sofisticati. Sì, assolutamente. Una domanda che ad esempio il pubblico fa quando viene nel nostro museo è quello: ma di tutti questi progetti, anche non solo per forza strumenti musicali, Leonardo ha mai costruito qualcosa? Si poteva costruire? C'è un'idea che nel Rinascimento ci fossero delle difficoltà legate ai materiali, di cui tu sei un grande esperto, alle tecnologie e a tutto quanto. In realtà non esisteva un limite produttivo, esisteva solo un limite in termini di risorse e di tempo in maniera non diversa da oggi. Quindi non esisteva un limite realizzativo. Pensiamo ad esempio agli strumenti del 1500, avevano livelli di costruzione altissimi, quindi tutto poteva essere costruito, ma tutto era guidato dalla bontà sostanzialmente del progetto. Come vedremo, in molti casi Leonardo era geniale, ci piace definirlo ancora così, però era anche problematico se parliamo di strumenti musicali. Tra l'altro lui si trovava in un territorio, cioè quello della Lombardia dell'epoca, che era anche il centro europeo della produzione di strumenti musicali, non ce lo dobbiamo dimenticare, cioè Milano in quel momento si producevano le migliori armi d'Europa e anche probabilmente i migliori strumenti, cioè era un centro tecnologico il più avanzato d'Europa per certi versi, anche macchine, tessili, cioè era veramente un posto particolare. Quindi Leonardo era nel posto giusto, perché lui piaceva, era un ingegnere, e quindi il posto dove stare era probabilmente in quel momento sì. Milano. Lui non è un caso che arriva a Milano e si trova così bene. Esatto, però con questo sistema doveva confrontarsi e sì, non era facile. Non era facile. Vediamo questa pagina che Edoardo ci ha dedicato un sacco di lavoro ed è bellissima, è molto affascinante. Ce la racconti, Edoardo? Sì, allora, questo è un classico esempio di quello che Leonardo fa progettando strumenti musicali, ovvero osserva quello che c'è attorno a sé, quindi gli strumenti del suo tempo, e tenta di capirne innanzitutto il funzionamento, dopodiché cerca di capire le criticità e di migliorarle. E in questo manoscritto, vedete, questo foglio è un foglio del Codice Madrid che si intitola proprio, è uno dei pochi fogli intitolati da Leonardo, quindi dei strumenti armonici, quindi è proprio un foglio di progetto dedicato agli strumenti. E lui qua cosa inventa? Non inventa nulla in realtà. Interviene su un sistema di alimentazione degli strumenti pneumatici, diremo oggi, cioè che funzionano con la spinta dell'aria. Lui interviene su questo strumento che è un organo, in questo caso un organo portativo, e capisce che potrebbe esserci un problema. Il problema degli organi era quello di pompare sufficientemente aria, per cui nei piccoli strumenti esistevano due mantici, un mantice, e questo creava dei limiti negli strumenti, negli organi. C'era anche un problema che a un certo punto il suono si interrompeva perché c'era un punto morto, esatto. C'era un punto morto, bisognava ripompare l'aria, quindi esatto, veniva a mancare la continuità, la fluidità, esatto, del flusso d'aria, dell'energia per lo strumento. Negli organi più grandi, negli organi monumentali delle chiese, c'erano intere stanze erano dedicate proprio ai tiramantici, cioè persone che con le gambe, non con le mani, continuavano a pompare per dare aria al suonatore. Quindi l'organo era uno strumento che si portava dietro di sé delle grandi problematiche. Allora, cosa inventa Leonardo? Dice: ma se io costruisco un mantice, il progetto di questo foglio è il mantice, e lo divido in due parti, magari ci rimettiamo in video così riusciamo a mimare un po' il gesto. Sì, anche perché lo potete vedere alle spalle. Esatto, lo vedete esattamente alle nostre spalle, questo strumento, questo piccolo strumento, ecco, quello principale, e anche quello sulla questa piva continua. Sì. Leonardo dice: se io ho un mantice e lo divido in due parti con un tramezzo, questo tramezzo, se io lo spingo a destra e a sinistra, chiuderà con il movimento delle braccia, sì, con di una mano, insomma, col gomito, lui in realtà indica. Questo mantice spingerà una parte del mantice e mentre uno serrerà, l'altro pomperà l'aria. È bellissima la frase con cui conclude, perché conclude dicendo: e così il vento fia continuo. Esattamente questo che dicevamo, cioè il problema di Leonardo era sempre migliorare la tecnica di emissione del suono, in questo caso dare continuità al suono, evitando che ci fossero dei punti morti. Fino alla piva era una specie di cornamusa usata soprattutto nella zona nord-est dell'Italia, nella zona dell'Emilia, mi sembra fosse molto diffusa. E qui non sappiamo, perché ne discutiamo tanto con Edoardo,
non sa, nel disegno originale di Leonardo in realtà non si vedono dei buchi, potrebbe essere addirittura una piva che emette, vedete, ci sono quelle due specie di corni nella parte alta che non, Edoardo l'ha interpretata come due cinture, io non sono convintissimo, ne discutiamo sempre, secondo me potrebbero essere due corni di bordone, infatti Leonardo non si vedono i buchi nel flauto, no, e potrebbe essere, perché venivano usati all'epoca, una specie di corno che emetteva questi suoni gravi con diciamo con questi due corni di bordone, sì, però sono interpretazioni. Sì, sono, ma è anche il bello di questo lavoro, perché spesso il disegno di Leonardo è chiaro negli intenti ma non nei particolari, e quindi ci sono degli spazi interpretativi. Pensiamo ad alcuni progetti non musicali teatrali come l'automobile, certo. Ci sono volute decine, un secolo intero per capire come funzionava, quindi e ancora oggi ci potrebbero essere degli sviluppi. L'interpretazione delle stesse riproduzioni che noi abbiamo in questo museo, di tutti gli studiosi, non sono mai certe al 100%, ha sempre sì, dei margini. Questa è anche una parte molto affascinante. Cosa molto bella, sì, sì. E la cosa interessante di questo manoscritto è che Leonardo, quest'idea del mantice col vento, che il vento fia continuo, quindi questa rivoluzione nel campo dei mantici, l'applica a diversi strumenti, alla piva di cui parlavi tu, a un piccolo organetto portativo, ma anche a un grande organo che abbiamo alle nostre spalle, che adesso vi faremo ricomparire. È un organo incredibile perché lo abbiamo realizzato l'anno scorso, è stata la novità dell'anno scorso, effettivamente produce un grande flusso d'aria, questa continuità dei mantici. Ma l'intenzione di Leonardo in questo caso è quella di voler risolvere principalmente il problema che questo tipo di organo, qui vedete la riproduzione, è solita nello schema al tempo di Leonardo, nel 1400-1500, necessitava di più di un operatore, il musicista, il suonatore e uno o due operatori di mantici. Invece in questa maniera il suonatore, magari girando perché era un organo positivo che poteva essere smontato, e poteva diciamo fare la sua tournée in piena autonomia. Come tutti i progetti di Leonardo, come tu sai bene, una cosa che forse non dovrei dire così spesso, ha delle criticità, vuol dire l'idea è molto buona, il meccanismo funziona, però magari come nel caso di altri strumenti che vedremo fa dei piccoli rumori, richiede quei piccoli perfezionamenti, ritornando a quello che dicevamo all'inizio, che non rendevano questo strumento oggi diremo ancora appetibile per il mercato, ma con grandissime potenzialità. Ecco, questo è un altro strumento molto affascinante ed è uno strumento anche questo destinato tutto sommato, secondo me è uno spettacolo, perché è uno strumento portatile. E questa cosa degli strumenti portatili in Leonardo è molto presente, cioè lui vuole realizzare degli strumenti con cui realizzare dei piccoli spettacoli proprio all'interno della corte e tutto sommato anche stupirli con gli strumenti completamente nuovi che emettono il suono in modo completamente diverso. E questo è un esempio, la claviviola, ma qui lascio la parola a Edoardo perché ci ha lavorato veramente molto e ci può dire in dettaglio come funziona. Allora, questo è uno strumento a cui siamo molto affezionati perché è uno dei primi strumenti che abbiamo realizzato e che ha coinvolto noi nella costruzione dei primi prototipi in un processo che era molto simile a quello che faceva Leonardo. Un'idea, un modello molto veloce, una miglioria, un secondo prototipo e lo stesso percorso abbiamo seguito noi fino a quando il progetto è stato definito nei minimi particolari a rivolgersi a un liutaio che sa esercitare il suo lavoro. Che ancora adesso prassi, ce ne sono molto bravi. Assolutamente sì, quindi in Milano, in Emilia, come dicevi tu, a Crema. Una pratica artigianale che è rimasta straordinaria. Sì, ma è un processo che avrebbe fatto anche lo stesso Leonardo, perché credo che Leonardo sarebbe stato abbastanza intelligente da capire che le sue competenze potrebbero arrivare fino a un certo punto da progettista, ma poi come esecutore si sarebbe sicuramente fatto in maniera molto diversa da quello che poteva essere per la pittura. Però sicuramente conosceva le sue potenzialità e i suoi limiti. Era fatto proprio come lo immaginavi, come lo stavi raccontando, era uno strumento che poteva essere indossato da una singola persona, era animato dalla camminata di questa persona che con una leva attaccata con una stringa alla caviglia del suonatore, il movimento del suonatore poteva azionare un volano all'interno, muoveva un crine di cavallo e il suonatore magicamente da solo, quindi con entrambe le mani, poteva suonare, pigiare i tasti di una tastiera
avvicinando le corde a questo crine in movimento e producendo da solo quella che era la sonorità di un quartetto d'archi. Uno strumento incredibile. Sì. Infatti, una cosa che Leonardo esplora in modo quasi sistematico, che è molto interessante, come emettere il suono. Allora, partendo da una corda d'arco, no? Sì, quel suono può essere emesso, ad esempio, per sfregamento di un archetto, sì, oppure pizzicando una corda, come nel caso, no, di uno strumento, sì, pianoforte, o addirittura, come vedremo, per sfregamento su una ruota. Su una ruota, esatto. E lì esplora praticamente tutte queste soluzioni, arrivando in un caso, ecco, questo è, non piace molto Edoardo, ma io sono veramente innamorato di questo progetto, che è quello dell'organo continuo, chiamiamolo così. Della viola organista. Della viola organista, sì, scusa, della viola organista, che prende ispirazione da uno strumento molto popolare ancora nel Rinascimento, lo sarà ancora, non è ancora passato completamente di moda, anzi c'è un piccolo revival, sì, che è la ghironda. Sì, è la ghironda. Ecco, come potete vedere, quella è l'immagine della ghironda, quella è un'immagine che io ho preso qui da un quadro che si trova al Museo Paolo di Pezzoli. Ah. È si chiama proprio Suonatore di Ghironda. Ghironda, sì. Ed è proprio dell'epoca di Leonardo da Vinci, quindi era uno strumento molto popolare. E come avveniva? Anche lì aveva un suono di bordone, infatti è un tipico suono, no? Sì, era molto potente. È molto potente, sì. E viene emesso questo suono facendo ruotare una ruota di legno, infatti vedete nella parte bassa c'è una ruota protetta da un esatto, e c'è una manovella con cui si fa girare la ruota, sì. Poi c'è una tastiera con cui si controlla l'emissione, diciamo, del suono cambiando le note. E il suono viene emesso proprio dallo sfregamento di questa ruota di legno sul disco. Esattamente. E questo era allora Leonardo, e questo a me è un progetto che io trovo veramente straordinario. Mi dispiace, per questioni di banda non riusciamo a farvi sentire i suoni, ma abbiamo una serie di video che sarebbe molto belli sentire i suoni. Cosa fa Leonardo? Immagina di costruire una specie, ecco, questa è una ricostruzione, ne sono state fatte molte. Come vedete, cosa fa? Mette in serie delle ruote, praticamente costruisce una ghironda in serie. Una ghironda multipla. Una ghironda multipla. Sì. E quindi in questo modo riesce a mettere un suono che assomiglia moltissimo a quello di un organo in qualche modo, un suono continuo. È una sonorità, sì, molto particolare. Ecco, molto particolare, molto affascinante, almeno nelle ricostruzioni. È probabilmente questo uno dei progetti più complessi di Leonardo da Vinci, nella complessità meccanica. Sì, vero? Sì, sì, è uno strumento un po', come dicevi tu, che mi fa arrabbiare, ma perché è uno degli strumenti, è diciamo il secondo strumento che ha oscurato un po' tutto il lavoro di Leonardo, sì. Perché si parla appunto della dragolira famosa di cui abbiamo parlato e di questo progetto, di questa viola organista. Tante volte viene confuso, molti manoscritti di Leonardo vengono attribuiti a questo progetto quando in realtà sono di altri, quindi ha un po' nascosto invece tantissimi altri disegni molto interessanti. Il progetto è sicuramente bellissimo e chi l'ha, noi non l'abbiamo ancora realizzato, appunto perché è già stato realizzato da altri, una storia di ricostruzioni molto, molto lunga. E ha un suono davvero incredibile. Sì. Ecco, qui in questa immagine potete vedere una specie di viola organista, si basa sullo stesso principio del 1600. Esatto, questo ci introduce a un tema, secondo me, importante, che è quello che in molti disegni di Leonardo, nei disegni più meno appariscenti, diciamo, in piccoli particolari, adesso lo vedremo con qualche caso, troviamo dei caratteri innovativi, delle introduzioni, diciamo, di migliorie o di intuizioni meccaniche che hanno anticipato veramente di secoli gli strumenti. Sì. Cioè, troviamo in Leonardo, in piccoli disegni, più grandi come un francobollo magari, delle novità che troviamo a metà dell'Ottocento. Questo strumento, ad esempio, è il Gegenwerk, era uno strumento che ha similitudini fortissime con la viola organista, però purtroppo la cosa brutta è che non conosciamo il link tra Leonardo e questo strumento, cioè non sappiamo se sono autonomi o se hanno una radice. No, probabilmente questo tipo di idea era un'idea, perché io ho trovato anche altre tracce, progetti di questo tipo di strumenti quasi coevi a Leonardo, quindi probabilmente era un'idea un po' che girava, di fare, partendo dalla ghironda, di costruire
una specie di moltiplicare, di moltiplicare il suono, che era un'idea straordinaria. Assolutamente. E come hai detto tu, però, Leonardo anticipa, ecco, molte idee, per cui per esempio questa piccola pagina di manoscritto è, sembra un po' strana così, però è molto interessante perché ci sono tante idee innovative. Allora, questo è un altro foglio come il... come quello del Codice Madrid, interamente dedicato, a parte qualche piccolo particolare sulla destra, a degli strumenti musicali a percussione e a fiato. Cioè Leonardo cerca di sviluppare in disegni molto piccoli degli strumenti a percussioni e nella parte più bassa del foglio un progetto che è incredibile, dove troviamo proprio quello di cui stavamo parlando prima, cioè troviamo un'introduzione di un'innovazione di tre secoli più tardi. Sì, arriverà nel 1800, le chiavi musicali, no? Che esatto. In questo caso Leonardo si pone un problema, dice: le trombe al tempo di Leonardo erano trombe naturali, a tutti abbiamo un'immagine, i trombettieri che all'entrata del castello che accolgono il re che sta entrando nel castello a cavallo. I trombettisti erano sempre tanti, perché ogni trombettista era dotato di un suono, di un'intonazione particolare, perché la tromba naturale senza fori ha un limite, non può suonare tutta la scala, può suonare dei suoni armonici, non voglio entrare troppo nel tecnico. Allora Leonardo dice: se io voglio suonare, voglio utilizzare una tromba che ha la sonorità di una tromba, ma che mi produce tutta la scala armonica, quindi non è solo naturale ma è armonica, insomma, e devo creare dei fori, né più né meno, come se fosse un flauto. Però in questo flauto mi diventa di dimensioni molto grandi, 2 metri, diciamo, e per cui devo tappare dei fori a lunghe distanze, dice Leonardo. Dice: con queste chiavi, la chiave è semplicemente una stina che prolunga l'azione di un dito, potrai suonare buchi, fori, lontani alle mani. E è curioso vedere come questo tipo di meccanica più sviluppata poi la troviamo nei moderni clarinetti, sassofoni, è incredibile. E il disegno è un disegno molto, ripeto, molto piccolo. Qui spero che riusciate a vederlo, si vede ad esempio un flauto rinascimentale, era dotato di fori, ma se vedete nella parte destra c'è una piccola chiave, che serviva con il mignolo per tappare un foro molto lontano. E quindi Leonardo qui espande questo concetto. Oppure un altro trucco che veniva usato dai coevi di Leonardo era quello di, invece di creare una serpentina, di fare questo, infatti questo strumento si chiama serpentone, per non allontanare troppo i fori dalla bocca e dalle mani del musicista, si creava questo percorso lungo fatto di curve. Ecco, questo è molto, è una cosa molto semplice ma interessante, perché è una specie di carro musicale, cioè un tamburo semovente. Perché Leonardo voleva fare il tamburo semovente? Anche lì perché l'idea di automatizzare le cose era veramente parte della cultura di Leonardo Ingegnere. Lui voleva costruire delle macchine che svolgessero vari compiti, tra cui ad esempio una macchina di questo tipo, era una macchina militare, cioè veniva portata e, come vedete, i tamburi, cioè una varie serie di tamburi che suonavano una melodia, cioè melodia che realizzavano una ben preciso, mettevano un ben preciso suono. Sì, una sequenza programmata. Infatti, se potete vedere nell'immagine, scusa se puoi farla rivedere, vedete che c'erano dei rulli, vedete che ci sono dei rulli con dei perni, che è come se avessero, erano i famosi rulli in cui, come venivano una volta suonata la musica all'inizio, con delle melodie precise. Lo stesso qui avveniva, con un carillon, quindi suonava e i tamburi eseguivano esattamente quel ritmo particolare. Esatto. E, allora, quando parliamo di percussioni con Leonardo, e anche con le trombe in verità... Edoardo, volevo dire... Vedete, era sia portatile, sia poteva suonare sul posto, perché c'è una manovella che si poteva suonare sul posto. Quindi c'era un doppio uso. La flessibilità di Leonardo nell'uso, che era straordinaria. Certo. E l'utilizzo di questi strumenti, diciamo, a percussione, è meno banale di quanto possa sembrare, perché trombe e tamburi erano sostanzialmente strumenti militari che venivano usati sul campo di battaglia. Era molto importante erano gli strumenti di comunicazione, quello che noi oggi chiamiamo la radiocomunicazione. Quindi immaginate un campo di battaglia fatto di ettari per comunicare con le truppe lontane, per coordinare l'azione sul campo di battaglia. I tamburi e le trombe erano lo strumento che i comandanti utilizzavano. Allora,
In quest'ottica, sempre nello stesso manoscritto della tromba, Leonardo progetta ad esempio un altro strumento incredibile, è incredibile nella sua semplicità. Sì, è vero, è incredibile perché anche in questo caso sta anticipando, vero Edoardo, di qualche secolo quello che sarà poi lo strumento moderno. Esatto, Leonardo fa una cosa che è quasi allarmante per noi che siamo abituati a vederlo, però per allora, se io sono un comandante di un esercito e voglio, pensa che nei suoi campi di battaglia la ritmica di cui tu parlavi prima, programmabile con rulli, era un codice che veniva, i trombettisti e i percussionisti erano super protetti dall'esercito e il codice stesso era protetto, cioè le sonorità, le ritmiche erano perché erano l'elemento di comunicazione. Però cosa succedeva? Se il percussionista aveva molti tamburi, cioè doveva produrre molti suoni, doveva avere molti tamburi, quello piccolo, quello grande per i suoni più gravi. Allora, e questo complicava il movimento, la logistica. Allora Leonardo dice, se io faccio un tamburo dove posso tendere la pelle, tendere e allentare la pelle, posso produrre sonorità diverse con uno stesso tamburo, per cui inserisce una piccola bite senza fine. Ecco, questa innovazione la vediamo introdotta quando il timpano è stato inserito nella musica orchestrale, insomma, dove c'erano le sezioni dei percussionisti erano gigantesche. Anche in tempi moderni, più moderni, diciamo, il problema è stato risolto con il timpano, con un meccanismo a pedale invece che a leva, e allentava e diminuiva la tensione dell'aria. Ecco, questa è un'altra cosa molto particolare, come potete vedere, e fa parte, dice, questa è una campana. Allora, uno, c'è un meccanismo in cui Leonardo prova ad azionare la campana sempre attraverso un sistema meccanico, ma soprattutto, come vedete sopra, lui si pone proprio il problema del suono, dell'origine del suono. E qui lui immagina di suonare una campana un po' come se fosse un pianoforte. Esatto. Oh, non funziona questo, lo diciamo subito, assolutamente non funziona, però è molto interessante l'idea che Leonardo pensasse di riuscire a controllare il suono, e soprattutto lui immaginava, cercava di capire da dove venisse il suono, no? E un'altra cosa, Edoardo, che è interessante, allora ci domandiamo, ma Leonardo, cioè, lui prova a fare questa cosa con la campana e non funziona, ma lui aveva, secondo te, provato a costruire qualcuno di questi strumenti? Ne parlavamo proprio ieri e qualche considerazione l'abbiamo fatta. Sì, io sono convinto, noi abbiamo a che fare molto con i disegni, quindi abbiamo un rapporto, si può dire, quasi intimo con Leonardo, purtroppo a distanza di 500 anni. E i disegni di Leonardo, oltre al contenuto, ci raccontano anche un po' quello che Leonardo era abituato a fare. Molti disegni, il progetto della claviviola che abbiamo visto, secondo me, è uno dei più rappresentativi di questo concetto, ci raccontano che Leonardo seguisse un processo, un metodo di progettazione, ovvero un'idea, quindi degli appunti veloci. Leonardo, credo, tentasse una costruzione in forma prototipale, quindi dei modelli anche costruiti in maniera molto veloce, perché probabilmente, come dicevamo, non aveva le intere competenze di dettaglio. Però i disegni ci raccontano che continuasse a progredire nella costruzione del suo strumento. E quindi sicuramente tentava di costruire qualcosa. Questa è la domanda. Sì, io però ti porto un po' più in là, nel senso che ieri, quando vedevamo per esempio il progetto di claviviola, no? Sì. C'era un piccolo dettaglio, come c'era un piccolo dettaglio nell'altro strumento. Ah, certo, sì. C'era un piccolo dettaglio che dice, ma cosa ci sta a fare quella cosa lì? E sembra proprio che, cioè, doveva averla provata, perché altrimenti, altrimenti è un dettaglio così strano, no? Che a me non verrebbe in mente, cioè non verrebbe in mente, se non si è posto un problema pratico, quindi ha provato a realizzare lo strumento. Proviamo a raccontarlo molto velocemente. Il foglio della claviviola, l'ultimo di una serie, diciamo di una decina di fogli, la vedete alle nostre spalle, questo strumento qui proprio sulla spalla di Plinio. Nel disegno è completo, ci sono tutte le descrizioni di tutti i meccanismi, eccetera. Nel corpo centrale spunta una specie di bastone, che è un sostegno che lì per lì, a livello progettuale, finché è sulla carta, non capisce a cosa serve. Poi quando realizzi il prototipo, lo strumento, ti rendi conto che senza questo piccolissimo particolare
non riesci a governare lo strumento, perché lo strumento inizia a muoversi da tutte le parti, non ha un appiglio. Quindi è evidente qualcosa deve aver provato. Deve aver provato a costruire, deve aver capito che questo problema di sostenere lo strumento, l'imbrago, la mutanda, diciamo, l'imbrago non bastava, e quindi disegna questo piccolo supporto che si legava nella, un terzo punto di ancoraggio, come le sedie. Se noi abbiamo una sedia con tre punti, la sedia è sempre stabile. Quindi con questo particolare, questo apparentemente significante, risolve il problema. Quindi questo racconta a noi, secondo me, che Leonardo provasse a costruire e rimediasse agli errori che sulla carta non si riusciva. Sì, questa è una cosa un po' strana, perché nel caso di Leonardo noi non abbiamo praticamente testimonianze del fatto che lui realizzasse queste sue macchine, ma almeno di alcune possiamo ipotizzare che avesse provato, anche perché lui, il concetto di bottega che si portava dietro era proprio questo, comunque aveva un gruppo di persone, e lo sappiamo perché per esempio a un certo punto è arrivato un ingegnere tedesco che voleva comprare alcuni dei suoi progetti, e dice no perché te li voglio vendere, oppure a un certo punto quando stava a Roma il Papa si lamenta perché lui si faceva le sue vernici, aveva un suo laboratorio chimico e sentiva tutte queste puzze, e dice no, basta perché dà fastidio con questi odori. Quindi lui era uno che proprio lavorava nella bottega, aveva una sua bottega, e certo realizzare macchine volanti era troppo complicato al di fuori delle sue forse possibilità tecniche, perché voleva grandi, hanno grandi macchine. Però sai, in un manoscritto, anche per una cosa complessa, come dici tu, una macchina volante che vabbè, non voglio introdurre un tema infinito. Perché Edoardo, oltre che musicista, è anche pilota. Vabbè. E, non, la costruzione di una macchina volante si portava con sé grandissimi problemi, non ultimo il fatto che potevi essere considerato pazzo se volevi costruire una macchina volante, eppure Leonardo questa cosa la coltivava a lungo tempo. In un manoscritto dei Codici Atlantico, Leonardo si autodà delle istruzioni, proprio qua a Milano, dice, in una macchina che, per una macchina che mi ha battezzato la macchina volante di Milano, dice: serradasse la sala in maniera, parlando della macchina volante, in maniera tale che eventuali curiosi dal Tiburio del Duomo non ti vedano costruirla. Quindi in molti manoscritti c'è proprio un'altra la paura, nel caso perché era una macchina volante, però in molti, anche in forma testuale, appare in Leonardo il desiderio, la volontà e anche il fatto davvero di tentare di costruire delle cose. Il prossimo progetto che ci facciamo far vedere è una vera macchina, questa è proprio una macchina, no Edoardo? Sì, questa è una macchina, è un manoscritto trascurato negli anni, perché sembra chiaro, negli intenti in realtà è molto più complesso. È una macchina, non è uno strumento musicale, è, noi l'abbiamo, un cannone l'abbiamo chiamato cannone perché Leonardo stesso nel testo nomina questa parola, dice fatto di canne, cioè, e serviva nell'idea di Leonardo per eseguire un canone musicale, cioè un motivo dove quattro voci si inseguono l'una con l'altra. E è un caso anche questo di macchina, diremmo, teatrale, nel senso che non era uno strumento vero e proprio, ma era non serviva un musicista per eseguirlo, bastava un operatore che semplicemente girava una manovella, e questa macchina musicale produceva un gran rumore. Questo è anche un altro aspetto molto affascinante di Leonardo, no? Cioè lo studio anche qui dell'emissione del suono e come la voce umana emette il suono. Sì, questo è molto bello. Abbiamo anche qui una fuori dalla bacheca. E questo progetto è un flauto sostanzialmente, di dimensioni piccole, non come la tromba. E la cosa curiosa è che Leonardo un po' si legge anche l'ingenuità, perché spesso attribuiamo più competenze, dobbiamo immaginare Leonardo preso a dipingere, a assolvere le sue commissioni, progettare macchine di tutti i tipi, vendere se stesso, colmare le sue lacune, imparare. Un po' come un professore universitario adesso, no? Esatto. E quindi non possiamo pretendere da Leonardo la perfezione in tutti questi ambiti, però nonostante questo risulta incredibile. Allora qua Leonardo dice: se io voglio fare un flauto, dove posso suonare, invece che le singole note, do, re, mi, fa, sol, eccetera, posso suonare tutti gli intervalli che esistono tra una nota e l'altra. Lui parla proprio di frazioni, dici mezzo, ma anche certo, sedicesima parte, certo. È un suono glissato. Posso costruire un flauto dove
al posto dei fori c'è una fessura, e muovendo in alto e in basso un cursore, adesso voglio mettervela, ecco che si veda, posso produrre un suono di e il risultato, con qualche piccolo trucco aggiustamento, esiste, infatti. Adesso in tempi di Covid questo flauto non lo potrà usare più nessuno, però l'idea è buffo perché questo, la descrizione di questo progetto è in un foglio dove esistono decine di altri disegni che non c'entrano nulla col flauto, è ordinatissimo in un piccolo quadrato non più grande di 3x3 cm, sì. Leonardo disegna questo, lo vediamo anche, ve lo mando, lo vediamo. E qui, come dicevi tu Plinio, l'intenzione di copiare la natura, cioè rendere meccanico un elemento biologico, è certa. E questo, devo dire, in Leonardo abbiamo questo, cioè noi in questo momento stiamo guardando tutta la sua, abbiamo visto il suo approccio da ingegnere alla musica, ma lui, diciamo, dietro questo c'è però anche tutto lo studio dell'anatomia, del corpo umano, della voce, della... E questo lui cerca di, ecco, cerca proprio di portarlo all'interno di questo mondo. Quindi lui, la cosa straordinaria di Leonardo è questa capacità di vedere le cose in modo unitario. Sì. Cioè lui non ha un approccio segmentale alla conoscenza, ha un approccio sempre unitario, che è qualcosa di, cioè forse per me è la parte più interessante e affascinante di Leonardo, perché poi dopo questa cosa verrà persa forse per sempre. Ecco, qui, diciamo, per chiudere questa conversazione, no? Chiudiamo con un quadro, torniamo a Leonardo Artista, questo è un quadro che si trova qui al Museo della Pinacoteca, della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, qui a Milano. E è un quadro che è attribuito, si pensa che sia il ritratto di Franchino Gaffurio, che era il maestro... Sì. Di cappella del Duomo di Milano, anche un buon amico di Leonardo che ha scritto dei trattati musicali, infatti vedete a questo foglio dove è riportato un pezzo, una parte, un piccolo spartito che si pensa sia proprio del trattato della musica di Franchino Gaffurio. Quindi c'era una sua, sappiamo con sicurezza che lui frequentasse appunto comunque il Duomo di Milano e la cappella del Duomo di Milano. Questo c'è testimonianza e questo ritratto che devo dire non è un ritratto per me molto, molto riuscito, comunque è incompiuto, come vedete c'è questo sfondo vuoto. Io ho visto questo ritratto alla mostra di Leonardo che hanno fatto quest'anno per i 500 anni a Parigi, che sono riuscito a vedere proprio una settimana prima del lockdown, e questo ritratto era vicino a due ritratti, uno dell'uomo, diciamo del giovane con la moneta d'oro di Hans Memling e vicino a un ritratto di Antonello da Messina. E devo dire che questo ritratto così di Leonardo sfigurava. Certo, non era Leonardo, forse non aveva voglia di farlo, è incompiuto, come vedete, insomma, non si vede proprio Leonardo, il Leonardo della... Però se vogliamo dire, probabilmente è un elemento che linka Leonardo proprio al mondo musicale. Al mondo della musica, una testimonianza molto importante. Di cui abbiamo parlato oggi e forse la cosa che insomma, questa chiacchierata dovrebbe trasmettere è un po' di restituire una chiave di lettura che va un po' oltre le cronache che conosciamo. Certo, e anche ridare un po' un'immagine del mondo del Rinascimento. Il mondo del Rinascimento è un momento straordinario, immaginate queste botteghe, questo mondo, tra l'altro viene, a volte non si pensa, il livello di conoscenza tecnica raggiunto dalle botteghe artigianali nel Rinascimento è straordinario. Cioè Leonardo, probabilmente il 90% di quello che noi vediamo nei suoi manoscritti è una specie di catalogo delle macchine del Rinascimento. Assolutamente. E questo è straordinario. Mettiamo i manoscritti di Leonardo assieme a quelli di Francesco Di Giorgio o del Taccola, vediamo che ci sono forti sovrapposizioni e vediamo come in realtà lui è un grande testimone del suo tempo. Sì, un sì. Tempo che noi immaginiamo un mondo un po' strano, perché noi immaginiamo sempre la parte artistica del Rinascimento, la parte letteraria, è invece un momento in cui era stato raggiunto un livello di conoscenza tecnica straordinario, c'era cioè veramente un Rinascimento tecnico, tecnologico, anche se... poi tutta una serie di conoscenze, come dici tu, tecniche che confluivano
nel lavoro archeologico, chiameremo artistico. Il lavoro artistico, esattamente, e poi questi artisti, ingegneri, architetti straordinari, uomini, come dice Ninja, polimat, no? Poliedri, che sapevano fare tante cose, conoscevano tante cose. Vi ringraziamo per aver partecipato a questo incontro, sicuramente avrete sentito parole preziose e ovviamente vi invitiamo a venirci a trovare qui a Milano in Piazza della Scala al Leonardo Tre Museum e vi diamo appuntamento ai nostri prossimi incontri. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti e veramente un caro saluto a tutti in questi tempi, insomma, parlare di Leonardo così penso che sia già un privilegio, no, Massimiliano? Assolutamente.